Il canale video di Matteo Baudone, venerdì 20 novembre 2015. Il commento del giorno. Benvenuti o bentrovati su questo canale video a commentare anche oggi una notizia. Oggi andiamo un pochino più sul leggero perché parliamo di pesci. Però ne parliamo per una cosa abbastanza grave. Praticamente, in America è stato deliberato che è possibile il commercio, oltre che l'allevamento principalmente, dei pesci geneticamente modificati, in questo caso del salmone tradizionale, il salmone più comune. Questa è la foto di un salmone normale accanto ad un salmone geneticamente modificato. Avete visto che è una cosa abbastanza mostruosa per certi versi, anche se è molto più pesce da mangiare, però c'è il suo perché. Per cui viene chiamato il Frankenfish, il pesce Frankenstein. È un pesce che al suo interno possiede un corredo genetico comparabile a quello del salmone reale e a quello dell'anguilla. Sono dei geni in particolare che gli permettono di crescere più velocemente. Un risultato del genere lo si ottiene in 16-18 mesi rispetto ai 2-3 anni tradizionali. Questo pesce ha delle limitazioni però, non viene allevato dovunque, non viene allevato a livello naturale perché ammazzerebbe i salmoni tradizionali, viene allevato soltanto in alcune zone particolari, in alcuni allevamenti particolari. Questo pesce in Italia non è assolutamente bene accetto, la Coldiretti ha fatto subito barricate alte contro questo pesce che secondo i trattati internazionali sul commercio potrebbe essere importato in Italia. C'è da dire un fatto che è un pesce, cioè si sta toccando veramente il fondo. Ora, pur di sfamare il mondo, invece che stare attenti a non sprecare cibo, si aumenta la produzione di cibo, perché se ci pensate, maggiore quantità di cibo per i pesci, maggiore attenzione che i pesci non scappino. Hanno detto che ci saranno più femmine sterili che maschi per riproduzione, perché la riproduzione verrà tenuta al minimo, però non sono delle grandi garanzie. In Italia voi, ve lo lancio come sondaggio, vediamo se mi rispondete, anche se siete pochi, ve lo lascio come sondaggio. Voi lo mangereste un salmone del genere? Io personalmente farei un po' fatica, a parte che nel forno non mi ci sta. E poi, insomma, il pesce, finché lo si alleva tradizionalmente, cioè un pesce preso dall'ambiente, lo si alleva, lo si fa moltiplicare secondo un'itticoltura non con, gene con genetica modificante. Fin lì ci puoi stare perché è un pesce che anche se un po' ricco di petrolio, anche se un po' ricco di inquinanti, è pur sempre un pesce, tra virgolette, regolare. Ora, ve lo ripeto e vi rilancio la domanda, voi mangereste un pesce di questo tipo? Con questo vi saluto, vi lascio il link della notizia che ha pubblicato il Corriere della Sera, che è il giornale di oggi da cui prendiamo le informazioni, e vi lascio a domani al giorno sabato, che è la giornata del libro della settimana. Ciao ciao, a domani con il libro della settimana.